Il Comune di Montesilvano, in collaborazione con la comunità Papa Giovanni XXIII, ha organizzato un convegno dal titolo Contro la tratta delle donne. Si è tenuta sabato 9 marzo presso la sala consiliare del Comune di Montesilvano la conferenza stampa di presentazione del progetto antiprostituzione promosso dall'amministrazione Maragno. A seguire si è tenuto il convegno di studi Contro la tratta delle donne, a cura del Comune di Montesilvano e della comunità Papa Giovanni XXIII. Con questa iniziativa il Comune di Montesilvano si è impegnato nella promozione di iniziative dirette al contrasto dello sfruttamento della prostituzione sul territorio comunale, tese a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza urbana. Francesco Maragno, primo cittadino di Montesilvano, ci fa una panoramica sul fenomeno della prostituzione qui a Montesilvano. Quali sono le iniziative che sono state intraprese per ostacolare questo fenomeno e quali sono i progetti futuri? Abbiamo portato avanti iniziative senza sosta da quando mi sono insediato nel 2014, già con delle ordinanze antiprostituzione per sanzionare sia i clienti che le prostitute, oltre ovviamente ad implementare i controlli con le forze di polizia e il nostro comando di polizia municipale. Inoltre abbiamo stretto un protocollo d'intesa con l'associazione Papa Giovanni XXIII per il recupero delle ragazze dalla strada e questa iniziativa ci ha portato notevole beneficio perché parecchie ragazze sono state recuperate e avviate ad una vita dignitosa. Inoltre, ma non da ultimo, abbiamo siglato un accordo con gli amministratori di condominio per segnalare e individuare il meretricio all'interno degli appartamenti, perché anche questa è una piaga che condiziona poi tantissimi cittadini. Non ci fermiamo qua perché oggi presentiamo un progetto antiprostituzione completo, vasto, dettagliato, che probabilmente rappresenterà un unicum nel panorama nazionale, cercando di condizionare in negativo la presenza delle prostitute sul territorio. Va da sé che il nostro intento non è quello di nuocere alle donne che purtroppo sono costrette a prostituirsi, ma quello di fare informazione e di far capire ai tanti clienti, perché purtroppo l'offerta è dettata dalla domanda, che si possono correre rischi importanti. Soprattutto lo dobbiamo fare per ridare decoro e dignità a questa città, per evitare che i nostri ragazzi, i nostri figli si imbattano in fenomeni a dir poco sconci. Lo facciamo con la consapevolezza e la convinzione che Montesilvano è sempre più città turistica. Proprio ieri abbiamo ottenuto un riconoscimento a livello nazionale come l'Oscar dell'Ecoturismo 2019 e vogliamo che di Montesilvano si parli sempre più per le cose positive e non per la mancanza di decoro sulla strada. Ecco, a tal proposito è stata realizzata una campagna di comunicazione anche molto forte. Non potevamo andare in guerra con i coltellini, scusatemi la metafora, contro chi utilizza le bombe a mano o i carri armati. Dovevamo necessariamente fare una campagna pubblicitaria forte che lasci il segno, che faccia parlare, perché il nostro obiettivo è educare nel migliore dei modi, facendo capire che c'è una via per evitare le sanzioni e c'è purtroppo l'applicazione coatta di tutta una serie di sanzioni se non si capiscono quelle che sono le buone maniere. L'obiettivo è quello di contrastare e ridurre e azzerare il fenomeno prostitutivo in città. Martina Taricco è la psicologa della comunità Papa Giovanni XXIII. Raccontaci un po' di cosa si occupa questa comunità e soprattutto in che cosa consiste il tuo lavoro all'interno di questa comunità. Allora, la comunità Papa Giovanni XXIII da anni accoglie le ragazze vittime di tratta, quindi quello di cui ci occupiamo, e accoglie persone che hanno un disagio generico, quindi mamme con bambina, persone sole, persone in difficoltà, persone senza fissa dimora. E abbiamo in tutta Italia quell'associazione ha delle case che sono case famiglia, capanne di Betlemme, case di preghiera, strutture di accoglienza, per cui lo specifico è proprio la condivisione diretta con queste persone che hanno questi disagi. Quindi spesso ci sono famiglie, quindi una mamma e un papà con dei figli loro naturali che si aprono all'accoglienza e quindi accolgono queste persone nelle loro case. E tra queste persone spesso accolgono le ragazze vittime di tratta, che sono quelle che noi incontriamo tutti i venerdì sera. Abbiamo 21 unità di strada in tutta Italia e qua in Abruzzo ce ne sono due,
due, quindi sono Pescara e Montesilvano. Noi tutti i venerdì usciamo in strada e siamo 4-5 persone della comunità e con dei volontari esterni che poi girano e vengono con noi e andiamo ad incontrare una ad una le ragazze. Quello che poi stupisce è proprio questo, le persone ti chiedono ma veramente le incontrate una ad una? Sì, quindi con il pulmino giriamo, ci fermiamo da ognuna di loro e in inverno gli portiamo qualcosa di caldo, le brioche, spesso ad esempio ieri sera abbiamo portato la mimosa come segno per la festa della donna e con loro cerchiamo di creare una relazione di fiducia perché l'obiettivo è quello poi di farle uscire dalla strada e spiegargli che hanno diritto ad una nuova vita, però questo lo si può fare solo attraverso una relazione di fiducia, quindi il nostro uscire tutte le sere, incontrarle, ricordarsi i loro nomi, le loro storie fa sì che le ragazze poi si fidino e si crei una relazione di amicizia con loro. Io sono 8 anni che vado in strada e non ho mai incontrato una donna che mi dicesse io ho scelto di venire in strada. Sono ragazze che sono sempre obbligate a stare in strada. Don Oreste diceva nessuna donna nasce prostituta, c'è sempre qualcuno o qualcosa che lo fa diventare, che la fa diventare. Quindi anche il fatto di ragazze rumene che a volte ti raccontano io non ho nessuno dietro, ma ho i miei figli in Romania a cui devo mandare i soldi. Quindi Don Oreste diceva quello è quel qualcosa che obbliga quella donna a prostituirsi, quindi non è mai una scelta volontaria. E dietro ci sono situazioni diverse, c'è una grande sofferenza per quanto riguarda le ragazze dell'est, spesso appunto situazioni comunque di povertà delle famiglie, quindi famiglie da mandare avanti sono da sole, quindi per disperazione vanno in strada. E poi c'è questo grande giro appunto legato ai papponi, a coloro che le sfruttano, quindi che le agganciano in situazioni di povertà, di disagio e le obbligano a stare in strada, tutto legato naturalmente al racket della prostituzione. Nino Carletti, tenente polizia municipale e coordinatore del nucleo antiprostituzione, ci descrive questo nucleo che si è formato e che si occupa di fare prevenzione. In che modo? Certo, allora intanto il nucleo lo avevamo di già, diciamo non così strutturato, perché da tempo stiamo cercando di fare una sorta di lotta alla prostituzione su strada, in particolar modo a quella della zona riverasca. L'amministrazione ha applicato tutte le caratteristiche, le particolarità che ci sono state diciamo, date dai decreti Minniti prima e adesso dal decreto Salvini. Quindi ha fatto sì che potessimo operare diciamo, in quella maniera lì, ovvero facendo delle sanzioni particolari che prevedono anche gli ordini di allontanamento su varie parti della città. E noi diciamo questa cosa ci piace tanto perché dopo l'ordine di allontanamento che noi facciamo, dove intimiamo praticamente alla persona che ha un comportamento diciamo, di quelli amministrativamente punibili, si dovrebbero allontanare di 48 ore da quel luogo. E queste cose qui poi noi le segnaliamo alla questura che potrebbero, nei casi estremi, potrebbe applicare la DASPO, la famosa DASPO che può durare da 6 mesi a 2 anni e quindi questo sarebbe veramente un espediente per cercare di limitare questo problema. E poi che cosa facciamo? Cerchiamo di dare seguito a tutte le comunicazioni, anche anonime, circa la presenza di persone di dubbia moralità all'interno di appartamenti per cercare di intervenire anche su quel lato lì e soprattutto sul lato fiscale. Quindi noi interverremo anche per vedere se le persone che affittano gli appartamenti insomma alle persone dedite al meretricio magari fanno dei contratti regolari di affitto e quindi cercheremo insomma di sviscerare anche questo problema e poi continueremo con le sanzioni ai frequentatori che veramente tanto risultato positivo ha dato perché insomma questo costituisce veramente una deterrenza e devo dire che l'85% delle sanzioni che facciamo ai frequentatori vengono addirittura pagate, la sanzione è di 450, quindi insomma anche l'entità della sanzione è una bella deterrenza per cercare di attenuare la problematica. Attenuare perché purtroppo la risoluzione definitiva del problema, insomma, credo che ce ne voglia ancora un po' di tempo. Ecco, è stato istituito anche un numero per fare delle segnalazioni, ci vuole ricordare qual è? Allora noi abbiamo messo da parte un numero dedicato che è lo 085 44 81 650.
è il numero che tutti possono fare per darci delle indicazioni che poi noi possiamo lavorare per cercare di attenuare, insomma, il problema di cui stiamo parlando. Luca Cirone, presidente agenzia speciale del Comune di Montesilvano, ci parla delle attività che sono state intraprese per ostacolare questo fenomeno. Allora, diciamo che tra virgolette la prerogativa di questo progetto è quindi quello di aiutare le donne che si trovano in questa difficile situazione. Sicuramente non solo quello di una campagna pubblicitaria e quindi con l'aiuto anche della Polizia Municipale, un controllo capillare su tutta la città, ma abbiamo cercato anche di attivare in maniera concreta anche uno sportello che sia di aiuto a queste donne. Quindi nell'ex asilo di via Ugo Foscolo attiveremo uno sportello antiviolenza con supporto dell'azienda speciale di Montesilvano, con supporto di persone altamente qualificate, quindi ci sarà la persona di una psicologa che aiuterà queste donne. Non solo abbiamo fatto questo sportello, ma cercheremo anche di adibire strutture già presenti sul territorio di Montesilvano, che abbiamo il progetto SPRAR, ma mettere persone che appunto purtroppo sono oggetto di questa problematica. Lo sportello nascerà nell'ex polo scolastico adibito ad asilo in via Ugo Foscolo, dove lì vorremmo creare proprio un polo delle famiglie, dove non solo c'è la possibilità di interagire con psicologi per essere aiutati per questo fenomeno, ma ci sia anche la possibilità di una ludoteca, di altri sportelli per l'ascolto, per l'aiuto della gestione delle famiglie in generale.